Quindi siamo nella... Abbiamo altro C4? Sì, perché? Beh, per guadagnare tempo. Il Tempio delle Ossa. Ma Raiden! È solo un diversivo! Ok, ci siamo. Imperatrice dei morti. Non ho dimenticato il nostro ultimo incontro al Tempio Celeste. Come vanno le cicatrici? Fight. Accidenti!
in trappola, Cassandra Cage. Sei cambiato, prescelto. Ha ragione Raiden. L'influsso di Shinnok non lascia speranza. Fight! Ha dato un
Van culo. Generale, mi senti? Generale, mamma! Sono qui, Cass. Tenete duro, vi tiriamo fuori! Sono tutti morti, Cass. Ormai è finita per me. Cosa? No, io non ti lascio qui! È un ordine. È tuo dovere. Io devo completare la missione. Mamma, no, possiamo salvarti! Ti voglio bene, Cass. Dai un bacio a papà da parte mia. No, non devi! No! Mamma! Ha attivato la detonazione! Devi fermarla, Jackie! Non posso fermarla! Comandante! I nostri ordini sono chiari. Da guerriera. Invidio la sua fortuna. Non puoi averlo detto davvero. Eccovi, grazie a Dio. Com'è andata la missione? No. Senza il potere della cattedrale, siamo isolati da tutto. E vulnerabili. Tu chi sei? Una dea anziana mandata per schernirci? No, Kitana. Io sono di Dio. Guardate. Ma che razza di potere è mai questo? Sono Kronika, custode del tempo. Plasmano il destino dei regni e delle anime che vi dimorano. Io le ho create per proteggere l'equilibrio tra i mondi. Ma Raiden ha corrotto irreversibilmente la perfezione del mio operato. Voi due avete sofferto più di chiunque altro.
Ma cosa possiamo fare? Il passato è passato ormai. Non è detto. Voglio riavvolgere il tempo fino agli albori e riscrivere la storia. Ma nonostante i miei grandi poteri, non posso creare una nuova era da sola. E cosa avrà di diverso questa nuova era? Moltissimo. Ma soprattutto, non esisterà Raiden. Da dove cominciamo? Sei riuscito a sfuggirmi, prosciugando le ricchezze del regno esterno. Ma oggi salderai il tuo debito. Se mi uccidi, Kotal, non avrai alcun profitto. Mi confondi con Shao Kahn. I criminali non graveranno più sul popolo. Shao Kahn approvava, e il suo verbo era legge. Tuo padrone è morto, e con lui la sua legge. Ora il regno esterno è libero dalla sua corruzione. Terminei, anziano. Raiden? Shao Kahn? Generale Kotal!
Kotal Kahn. Kahn? Folle patetico. Hai usurpato il mio trono. È mio. Ne ho pienamente diritto. Tu fosti ucciso tempo fa con la tua immonda prole, Mileena. Eravamo al torneo Mortal Kombat. Kung Lao ha battuto Shang Tsung e Quan Chi. Sono trascorsi decenni ormai. Per noi tutto questo è appena accaduto. Cosa stai tramando, Raiden? Da quale magia origine questa illusione? È davvero un'illusione, ci inganna tutti. Due epoche diverse possono entrare in collisione. Kitana, Baraka, Scarlet, campioni scomparsi del regno esterno. Se voi siete tornati, c'è... Sono qui, Kotal. Jade. La cultura Oshtek impone di tendere sempre la mano ai profughi. Ti offro il mio aiuto, Shao Kahn. Non sono un profugo, sono Kahn del regno esterno. Rinuncia al trono o il tuo sangue bagnerà queste sabbie. Conosco Kotal, ma ha fama di essere uomo d'onore. È vero, lo confermo. Dunque, non ci resta che correre in suo aiuto. Sei tu a non avere futuro, assieme ai tuoi Targata. Impossibile! Hanno aiutato Mileena contro di me. Arrenditi o morirai di nuovo. Fight. Loda il sole! Assassina.
preferisco vivere alla corte di Shao Kahn piuttosto che morire di fame in strada. Voi Oshtek praticate la magia del sangue, Kotal, ma io non temo alcun rivale. Fight! Sarà l'orgoglio a perderti. Kotal. Ti credevo morto. Cosa ti è successo? Shao Kahn mi ha tradito. Attaccò la mia legione, rendendomi una cavia di Shang Tsung. La sua morte mi ha liberato. Ritrovarti ha dato un senso a questo incubo. Non ti perderò di nuovo. Aiuta i terrestri. Qui ci penso io. Nel futuro sei un alleato, Errore, non un nemico. Al diavolo il futuro. Io vivo il presente. Conoscendoti, mi aspettavo meno incoscienza. Fight. Futili guerre. Gli imperi devono espandersi. Ah!
tempo! Tu non sei più Khan. Dvorah. Giorni più strani. Kotal Kahn, sono Raiden, protettore della Terra. Lo so. Ci conosciamo nel tuo tempo? Siamo stati alleati e poi nemici. Mi sorprende, dato il comune astio nei confronti di Shao Kahn. Tutto è mutato quando hai sconfitto Shinnok. Shinnok sconfitto? L'abbiamo battuto insieme, ma sei diventato spietato. In difesa della Terra, hai attaccato ogni regno che credevi pericoloso. No, impossibile. E indossi l'amuleto di Shinnok come simbolo della tua furia. Lo giuro, Kotal Kahn. Non sono quel Raiden. Condivido il tuo fine. Risolvere la crisi temporale e sconfiggere Shao Kahn. Va bene. Tornerò sulla Terra con Liu Kang e Kung Lao per capire se anche il nostro regno ha subito delle anomalie. Dobbiamo comprendere meglio questo fenomeno temporale. Io mando qualcuno in cerca di Shao Kahn. Quindi è un addio. È un arrivederci. Non vado via se Shao Kahn minaccia il regno esterno. Devo avere giustizia per la mia famiglia e per Edenia. Tornerò qui per te. Per aiutarti, principessa. Ignori le mie domande, Dvorah. Ho cacciato il tuo popolo, bruciato l'alveare. Eppure mi aiuti. Non possiamo fidarci di lei, eccellenza. Kotal Kahn l'ha fatto e lei lo ha consegnato a Shinnok. Kotal Kahn, perché io sono morto e lui siede sul mio trono? Hai cercato di annettere la Terra al regno esterno. Gli dei anziani sono intervenuti. Raiden ti ha ucciso e a quel punto Mileena è divenuta Kahn. Quando questo essere ha ucciso tua figlia, Kotal ha rivendicato il trono. Hai ucciso tu, Mileena? Se è vero, preparati a morire! Dvorah è sotto la mia protezione, Shao Kahn. Come te. Io sono Kronika. I miti dicevano il vero. Non sono soddisfatta di come si è svolto il passato. Quindi hai infranto il tempo. Ho fermato il tempo. Sto reclutando chiunque disprezzi l'attuale corso della storia. Per combattere passato e presente, avremo bisogno di alleati da entrambe le ere. Quali vantaggi otterrò da questa tua guerra? Nella nuova era avrai un impero grandioso, Shao Kahn. Senza che ci sia Raiden a fermarti. Vuoi cancellare per sempre Raiden? È un'impresa molto ardua, che richiede immani sforzi e potere. La Clessidra andrà protetta mentre sarò impegnata. Potrò fare affidamento sul tuo esercito? Assolutamente. Giuro che impazzisco. C'è qualcuno che può spiegarmi che cosa diavolo succede? Ha ragione. Sono nel futuro da un'ora e non ho visto neanche un jetpack. Neanche uno. Dunque è vero. Ho ceduto alle tenebre. Dopo la caduta di Shinnok sei cambiato. Lampi rossi, abiti neri e un atteggiamento autoritario. Sì, a proposito. Cos'è successo al tuo io oscuro, hm? Perché tu sei figlio unico e io ho un gemello? In
quanto immortale, io sfuggo alle comuni leggi del tempo. Forse per questo subisco effetti diversi. Grazie. Strano, vero? Non comandare. Non è solo questo. Beh, una figlia della mia età? Guardala. Come posso avere una figlia? Con lui. Almeno non è un'attrice. Dai, pensaci. Potremmo chiedere il doppio. Nei cinema, Johnny Cage e Johnny Cage. In Time Quake. Qualche idea su che cosa fare? Da mesi ricevo vaghe premonizioni sul futuro, ma niente mi preparava a questo. Devo consultare gli dei anziani. Liu Kang, Kung Lao, aiutate le forze speciali in mia assenza. Sì, Lord Raiden. Seguitemi. Comandante? Sì, mamma. Cioè, generale. Cioè... Sì, è strano anche per me. No, non puoi capire. Cosa? È assurdo. Stamattina ero in missione con te e tu ti sei sacrificata. Oh, diamine. Dici davvero? Già. E ora sei così giovane da passare per mia sorella. Cass, vieni a vedere. C'è un attacco del regno occulto all'Accademia Wuxi. Cosa? La missione al Tempio non doveva fermarli. Sarà per l'anomalia temporale. Dobbiamo aiutare i maestri Shaolin. Perché il regno occulto prenderebbe di mira la vostra scuola? La grotta del drago è sotto.